ragazzi, bentornati in questo mio nuovo video. Quest'oggi si torna con un bel vlog, quindi lasciate un like, commentate ed iscrivetevi. E tra preparazioni di zaini ad orari discutibili, 4 ore di strada tra macchina e a piedi, vi lascio al video, let's go! Una mia amica di nome Alessia, dico Alessia perché la vedrete durante il corso del video, mi aveva condiviso un TikTok di una coppia, Luca e Ilaria mi pare, che mostrava il laghetto del VAC in Val Zoldana. Sì, si fanno molte belle esperienze seguendo il TikTok, devo dire. Come video che ho fatto circa 6 mesi fa, che vi lascio qui nella bio, nella descrizione, non lo so, comunque ve lo lascio qui da qualche parte, riguardando il pub abbandonato che ho fatto circa 6 mesi fa. Comunque, abbiamo colto la palla al balzo e tac, domenica siamo partiti. La giornata non è proprio delle migliori. Ma adesso è ora di cambiarsi. Ta-da! Ah, ora possiamo andare. Si vede anche un po' di barlume di felicità all'orizzonte. Vi ricordate quando ad inizio video vi dicevo che per arrivare a questa fantomatica meta ci volevano 4 ore di strada? Bene, questo era solo un terzo del percorso. Perché per evitare di farci tutto quanto il tragitto alone, cioè o perlomeno la maggior parte del tragitto da soli, ci siamo dati un punto di ritrovo all'emisfero di Vittorio Veneto. E signori e signori, eccoci arrivati all'emisfero. E poi tra l'altro Alessia mi ha anche già scritto, sì, che 10 minuti dopo che sono arrivato, che sarebbe arrivata tra altri 10 minuti. Arrivati a questo punto, considerate che la giornata si sarebbe proseguita tra un mezzo escursione e un po' di picnic. Di conseguenza avremmo dovuto mangiare. E indovinate chi non si era portato niente né da mangiare né da bere, perché il giorno precedente aveva il frigo totalmente vuoto e non aveva la men che minima voglia di alzarsi dal letto. Esatto, io. Beh, a questo punto potreste dire, nel frattempo che aspetti l'Alessia che arrivi, fai un salto dentro al supermercato e ti pigli qualcosa da mangiare. Fosse così semplice, avevo lasciato a casa pure la mascherina. Eccolo qua. Cioè, gli avevo lasciato il posto qua. No, è andato a parcheggiare qua. Vabbè. Avemus mascherina. Certo che ce l'ho, con chi pensi di avere a che fare? E quindi a quel punto potevamo andare, anzi potevo andare a comprarmi il pranzo. Sei? E direi che mi sono trattato anche abbastanza bene. Ma ora finalmente potevamo finalmente partire verso questa Val Zoldana. A posto? E poi ragazzi, il motivo principale per la quale andiamo qua è per festeggiare che cosa? Il suo anno di patente! Il suo anno di patente! Con la macchina che fino a ieri non poteva neanche guidare! Oh, che figa! È il lago di Santa Croce, questo dopo ci fermiamo anche qua. Guarda Marco, che faccia! Sì, la mia faccia era tipo questa. Chilometri e 15 minuti di viaggio. L'Alessia sta provando l'adrenalina di guidare in mezzo alla montagna, sulle strade di montagna, tra uno scalo di marcia e la salita. Ce la faremo! Tra una montagna e l'altra possiamo notare anche gli alberi. Lo scorcio di neve sul monte. Comunque, tra una cosa e l'altra siamo finalmente arrivati alla prima meta. Siamo arrivati! Yeah. E la vista, diciamo che è bella bella, guardate qua le belle mucchette. C'è questa qui che mi sta fissando, inquietante. Che bello, e adesso ci aspetta 1 ora e mezza di camminata per quella strada lì. Ecco, per ricordare la serie 4 ore di strada. Ah, e guardate che belle che sono queste mucche! Oh. Ciao mucca! Bravi, guardate mucca! Nel frattempo che Alessia è andata nel gabinetto biologico in natura, io mi sono messo anche il giubbotto perché inizia, cioè fa freddo. Quindi dopo questa pausa tra mucche e WC biologico, abbiamo finalmente iniziato la parte più impegnativa del percorso. Salita bella tosta. Cioè, siamo già stanchi, abbiamo iniziato a 10 minuti forse a camminare. In off camera avevo proposto ad Alessia come battuta, potevamo farcela in macchina. Ed effettivamente uno è stato più intelligente di noi. Più tanto fatica di noi. Raga, oh mio Dio, vita umana, civiltà.
Però ne stiamo facendo di fatica, ma veramente tanta, ma tanta, ma tanta. Confermi? Però il paesaggio, diciamo, che li compensa. Effettivamente non c'era scritto da nessuna parte il dislivello che c'era dal punto in cui avevamo lasciato la macchina al punto in cui avremmo dovuto arrivare. Ma era veramente tosta. Si alternavano alcuni punti leggermente pianeggianti, anche se proprio pochissimi, a punti veramente mortali. Io ho paura che questa cosa la ti rincorre. Oddio. Sanna troccole. No, i pony, non ci credo. Oh, che belli. Ciao, bello. Quella sta dormendo in piedi. Ma tipo è normale che siano completamente immobili. Cioè, non sta facendo una statuetta. Ah, le cascate del Niagara. Che vanno giù per di qua. E dopo non so neanche quanto tempo di camminata siamo giunti ad un bivio nella quale tra l'altro c'era scritto anche quant'era la totale lunghezza del percorso. Ok, allora abbiamo appena scoperto che sono 6 km di camminata e ne abbiamo appena fatti 3,5. Adesso siamo fermi ad un bivio. Dov'è che dobbiamo andare, quindi destra? Beh, è bellissimo la roba al centro. Ah, che bello. Sono che adesso dove cazzo dobbiamo andare? Boh. E per info siamo a 1325 km d'altezza. No, 20 km. Chilometri. Rifare. E per info siamo a 1325 metri d'altezza. Alla fine abbiamo deciso di proseguire questa strada qua che boh. Qua in teoria passa l'acqua quando c'è, adesso non c'è. Vabbè, penso si fosse capito, cioè nel senso non serviva a specificare. Esattamente, dopo un bel po' di tempo passati lì fermi in quel bivio cercando di capire se andare a destra o andare a sinistra, abbiamo deciso di buttarci un po' a sentimento perché le segnaletiche non erano proprio del tutto chiare. Ah, ok. Forse c'è sto sentito qua che si va a buttare nella stradina effettiva. Solo che dobbiamo andare verso su noi. Ok. Siamo passati da una strada tipo normale, semi normale, a una strada che poteva ancora sembrare una strada, a proprio in mezzo al bosco, imboscati siamo. Cioè, non c'è neanche. Oh. Io no. Proviamo ad andare verso di là. Perché il laghetto è verso di là? Praticamente a quel punto abbiamo deciso di aprire Google Maps per capire un attimo dove ci trovassimo. Beh, diciamo che l'utilità di quest'ultimo non è stata proprio fondamentale, considerando che per lui eravamo nel bel mezzo del nulla. Comunque dovrebbe essere un sentiero perché alla fine ci sono tutti questi segni qua sugli alberi che in teoria dovrebbero delimitare il fatto che si tratti appunto di un sentiero. Ah, e tra l'altro abbiamo trovato anche un cartello. Ah, finalmente. Proviamo ad andare in questa direzione. E alla fine, a causa di quell'albero caduto, siamo dovuti andare nell'altra strada. Ok, siamo ufficialmente proprio in una stradina. Cioè, quella che si svola giù. Cioè, è grande quanto i miei due piedi sta stradina. Sai che è quello? La cosa si fa strana. Cioè, ok. Per assurdo, andando un po' a sentimento e andando anche per quelle che potevano sembrare a occhio delle stradine. Raga, che emozione. Stiamo vedendo un sentiero. Vedi? Qua se portavo la tavola si poteva sistemare qua. Esatto, mi stava anghigliata. Cioè, dopo il discorso di portarlo su era un altro paio di maniche. Madonna che casco. Forse. Forse. Eccolo là. Non ci credo. Sì, comunque qua vedi sarei anche ghiacciato. Tipo. Adesso rompo la lastra. No, ma non che. Magari è ghiacciato anche il lago. In mezzo alla montagna, in mezzo al monte. Cioè. Senti la cascata. Eccola là. Cazzo, è tutto bagnato, sai. Che fammo? Esatto, non avevamo considerato che tra umidità, piogge e freddo, qualsiasi cosa che fossero panchine o tronchi erano completamente fradici. Quindi a quel punto abbiamo deciso di sederci su delle pietre, su dei sassi. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. E in più da notare, guardate con che vista. Ma adesso è meglio mangiare che c'ho fame, anzi abbiamo fame. Perché tra la roba e l'altra si è fatta l'una e mezza. La preoccupazione che ho io però è che io ormai sono diventato un pezzo di marmo. La casa offre. Ah, va bene, prego luce, senti. Pollo con alette di pollo e qualcos'altro di pollo. Patate al forno. E ultimo, ma assolutamente non meno importante, salsicce con delle costicine. Sì.
diciamo che sono trattato abbastanza bene. Mentre dai, riso in bianco. Non è in bianco? No, riso in bianco, riso come si chiama? Insalata di riso. Ah. È buono. Gnam, buon appetito. Allora, madonna, aspetta che mi alzo. È freddo, ho il culo completamente congelato. Madonna, è freddissimo. Comunque, qua è rimasta ancora un po' di roba perché forse avevo preso un po' troppa roba. L'Alessia nel mentre, non so se la vedete, ma è tipo qua, da ste zone qua, che sta facendo un po' di foto alla cascata. Ho il sedere completamente congelato. Dopo essere tornato in possesso del mio telefono e anche del mio sedere, sono anch'io andato a vedere la cascata. Sto anch'io risalendo tutto il fiumiciattolo qua per arrivare là alla cascata. Giusto per farvi qualche ripresa in primo piano di questa. Ed eccoci qua, che è leggermente più intensa rispetto a tutte quelle che abbiamo trovato prima. E qui c'è la cascata. Tra l'altro c'è un po' di acqua che cade anche da qua, quindi devo stare attento a non scivolare via. La vado leggermente su, non troppo. Cercare di rimanere vivo. Ecco qua. Ma che bello. Tornare giù perché sto morendo di freddo, le mani totalmente ghiacciate. Che freddo! Vabbè, e questa è la continuazione che fa dalla cascata che c'è là ad arrivare al laghetto. Che adesso andiamo, sono curioso di vedere se è ghiacciato, è normale. Diciamo. Vabbè, se volete venire sapete dov'è. Oh mio Dio! È ghiacciato! E dopo aver fatto la scoperta che il laghetto era praticamente completamente ghiacciato, mi sono messo un attimo a giochicchiare. Io non ti vengo a prendere. Immagino, neanche io mi verrei a prendere. Tutto. Che bella cosa che si muove. Sì, è mezzo ghiacciato. Prendiamo un sasso. Minchia. Ecco perché è fermo. Oh, non si rompe mica. Là, ecco, là c'è acqua. Ed infine abbiamo iniziato a dirigerci verso la strada del ritorno, anche se non abbiamo iniziato troppo bene la cosa. Comunque adesso stiamo cercando di tornare indietro. Dico cercando perché abbiamo già sbagliato strada e stiamo ritornando indietro per cambiare. Ok, a quanto pare in teoria abbiamo ritrovato la strada. Ci abbiamo avuto soltanto un disguido di partenza. Qua intanto c'è altra acqua, c'è il rumore di altra acqua. E dove cavolo sono andato? Abbiamo ufficialmente ritrovato il percorso. E adesso è tutta in discesa. Che in realtà farà male comunque. Abbiamo 3 km e mezzo da camminare, beh. Però sempre comunque con la bella vista. Raga, sono appena a mezzo rincorso. C'è l'occhio che si è incazzata di brutto. Comunque, alla vista dei pony, siamo praticamente a metà strada. Sta facendo una maratona. E mi sono scappato via. Curi. Raga, finalmente dopo un'ora di camminata ce l'abbiamo fatta. Ecco qua le mucche dell'inizio della strada. Ah, che faticata. E siamo arrivati alla macchina. Ci hanno accolto bene. Ciao. Chissà quanto pesa questa mucca. Oi, chissà quanto pesa. Sinceramente non ho capito e non mi ricordo da quale parte del mio cervello mi sia sorta questa domanda. Però guarda che rispettosa che mi danno a sedere, che poi guardate c'ha l'occhio che mi sta guardando e con l'orecchio adesso si copre. Buongiorno anche a lei. Come va la vita? E ragazzi, siamo rientrati in provincia di Treviso e stiamo andando dentro la macchina che c'è qua. Dai che ce la facciamo. Non farmi ridere che mi concentro. Io non me la posso veramente. Sono più concentrato sul video, cazzo. Deciso, manca troia. Va buono, dai, ci vediamo prossimamente. Oh raga, si torna a casa. Ah, che freddo che fa qua dentro. No, comunque fa meno freddo rispetto in montagna. E va bene, cazzo, epifero. Però per dire, non ho freddissimo in felpa. Bene così. Ma adesso chiavi alla mano. And
Welcome back home. E anche oggi siamo giunti alla fine di questo video, che vi posso assicurare che anche se non si percepiva benissimo dal video, è stato veramente stancante. Spero che questa tipologia di video a modi vlog che sto sperimentando vi possa piacere. In tal caso vi invito a lasciare un bel like e un commentino. Vi ricordo inoltre che oggi è l'esatto giorno di Black Friday, di conseguenza vi consiglio di andare qui sotto in descrizione, che vi lascio qualche link utile per ricevere dei soldini gratis o comunque delle offerte. Ma infine ragazzi, oltre ovviamente ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sul caricamento dei miei nuovi contenuti, ovviamente iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella! Non ce la farò mai! Non ce la farò mai!